sarà oramai chiaro a tutti, non è che non pretendo, quale sia la parte dell'arte di Cressere che ci siamo proposti di investigare. La sezione dell'arte di congiungere la figata d'arte di plantare la lana, quando con il giusto intreccio della palma del dito fabbrica un tessuto, fa sì che noi definiamo tutto il tessuto vestito di lana. E arte di Cressere, l'arte che lo produce. Giustissimo. Siamo d'accordo. Per quale motivo allora non abbiamo risposto subito che l'arte di Cressere consiste nell'arte di tracciare tra lana e lino, e che abbiamo invece girato attorno tracciando una gran quantità di inutili distinzioni? A mio avviso, straniero, nulla di ciò che abbiamo detto è stato detto inutilmente. Questo non mi sorprende affatto, ma grande ragazzo, può darsi che un giorno le cose ti appariranno diversamente. Quindi, contro una siffatta malattia che potrebbe in futuro sentirti spesso, ma non c'è nulla di sorprendente in ciò, ascolta un certo discorso appropriato a cose di questo genere. Hai solo da parlare. Prima cosa, allora, esaminiamo in generale l'eccesso e il difetto, cosicché potremo godare di assinare giusta ragione in ciascun caso ciò che vi è detto in maniera troppo promessa o al contrario troppo succinta rispetto a quanto occorre in questo genere di discussioni. Occorre proprio fare così. Penso allora che il nostro discorso dovrebbe verdere proprio su queste cose, se vogliamo procedere correttamente. Quali cose? Su lunghezza e brevità, e su eccesso e difetto generale. L'arte di misurare riguarda infatti tutte queste cose. Sono d'accordo. Dividiamola allora in due parti. E così che occorre fare in vista di ciò che ci sta ora a cuore. Dimmi però, come operare la divisione? La operiamo in questo modo. Da un lato, secondo la comunanza di relativa grandezza e piccolezza, dall'altro, secondo l'essenza necessaria determinata dalla nascita. Cosa tu intendi dire? Non ritieni naturale dire che ciò che è più grande sia più grande solamente di ciò che è più piccolo, e analogamente ciò che è più piccolo sia più piccolo solamente di ciò che è più grande e di un altro? Mi pare di sì. E allora? Non diremo forse che viene realmente nei discorsi e nelle azioni che la natura del giusto mezzo sia superata in un senso o nell'altro, e che soprattutto in questo differiscono fra noi cattivi e buoni? Credo di sì. Dobbiamo quindi porre che siano due queste essenze e criteri, grande e piccolo. Ma non bisogna solamente asserire quale sia la loro relazione reciproca, come dicevamo poco fa. Occorre invece dire quale sia la loro relazione rispetto al giusto mezzo, come abbiamo fatto ora. Vogliamo dunque comprendere perché occorre fare così? Certamente. Se ci si rifiuta di ammettere la natura del più, se non in rapporto al meno, non si potrà mai rapportarli alla giusta misura. O non è così? È così, è proprio così. Ebbene, non distruggeremo le arti stesse e tutte le loro opere con questo ragionamento, e in particolare, so, te non ti distrarre, so. Ebbene, non distruggeremo le arti stesse e tutte le loro opere con questo ragionamento, e in particolare non eliminiremo proprio l'arte politica di cui stiamo ora la ricerca e l'arte di tessere di cui abbiamo parlato. Tutte le arti di questo tipo, infatti, si guardano attentamente da ciò che è più o meno nel giusto mezzo, non come da una cosa che non esiste, ma come da una cosa pericolosa nelle loro attività.
che salvando la morte di Gesù compiono tutte le opere buone e belle. Certamente. Se però elimineremo l'arte politica, se elimineremo l'arte politica, non risulterà forse impervia la nostra ricerca della scienza regia? Proprio così. Ebbene, come nel caso del sofista, siamo costretti ad ammettere che il non essere è, poiché il ragionamento ci conduceva a questa conclusione. Allo stesso modo, ora, non dovremmo costringere ad una volta il più e il meno a essere misurabili non soltanto l'uno in rapporto all'altro, ma anche rispetto alla generazione del giusto, penso. Se non ammettiamo questo, so che infatti non è certamente possibile che possa esserci un uomo politico di alcun altro che sia sapiente delle sue azioni a bilancio ogni contestazione. Dobbiamo comportarci allo stesso modo anche ora, quindi, e ancor più che in altre occasioni. Questa impresa, caro Socrate, è ancora maggiore della precedente, sebbene non abbiamo certo dimenticato quanto fu lunga anche quella. Sarà però proprio giusto supporre una cosa di questo genere riguardo a tali questioni. Quale cosa? Che un giorno avremo bisogno di quanto abbiamo detto ora per la dimostrazione dell'esattezza in sé. Per concludere invece che la nostra dimostrazione sia buona e adeguata per quanto ci interessa ora, mi sembra che ci soccorra splendidamente questo ragionamento, secondo cui occorre ritenere che tutte le arti esistano allo stesso modo e che, nel contempo, il più e il meno si misurino non soltanto in un rapporto all'altro, ma anche rispetto alla generazione del giusto mezzo. L'esistenza di questo, infatti, fa sì che esistano anche quelle, come l'esistenza di quelle fa sì che esista anche questo. Se però non esiste una di queste due cose, non esisterà nessuna delle due. Ora, dopo questo discorso, ammettiamo nel marco concernente sia le cose che cerchiamo, sia la discussione, in generale in discorsi di questo tipo. A che cosa ti riferisci? Supponi che qualcuno ci ponesse questa domanda riguardo a coloro che vanno a scuola per apprendere l'alfabeto. Allorché uno scolaro viene chiesto di quali lettere è composto un certo nome, dobbiamo dire che egli si fa fare la ricerca in vista di quel singolo esempio scelto, o piuttosto in vista di farlo divenire più esperto di lettere in tutti i possibili casi. È evidente che lo si vuole rendere più esperto di lettere in tutti i possibili casi. Che ci dobbiamo dire a questo punto della nostra ricerca intorno all'uomo politico? Ci siamo posti questo problema per il politico in sé, o piuttosto per diminuire i dialettici più esperti in tutti i casi possibili? Ma anche questo è evidente, per divenire dialettici più esperti in tutti i casi possibili. Riguardo poi alla definizione dell'arte del testo, nessuna persona sanata credo dovrebbe andare in caccia per se stessa. Penso invece che è più spunti anche per alcune realtà vi siano per natura certe somiglianze percepibili, facili da comprendere e da rendere manifeste a chi ne chiede una definizione, ma senza far discorso, senza far ricorso a discorsi definitori. Al contrario, per le realtà più grandi e del massimo valore,
Non esiste alcuna immagine creata in maniera manifesta per uomini, mostrando la quale chi desideri soddisfare l'anima di chi indaga la soddisferebbe, sufficientemente, adattandola anche a quel progetto per percepire lo stesso. Occorre pertanto sforzarsi perché sia possibile dare e ricevere dimostrazione di ciascuna realtà. Infatti, le realtà che propone, che sono le più belle delle pietanze, possono essere mostrate chiaramente solo con il ragionamento e con nulla. Ed è in vista di queste che abbiamo fatto tutti i nostri attuali discorsi. È però più facile lo studio di ogni cosa nelle realtà di minore importanza, piuttosto che in quelle maggiori. Ve lo fa un altro applauso?